Carissimi confratelli nell'Episcopato, carissimi presbiteri, carissimi fratelli e sorelle e parenti del compianto Vescovo Rosario, nel gaudio del Natale ci ritroviamo quest'oggi, festa di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, a celebrare il Dies Natalis al Cielo di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Rosario Mazzoni. Il nostro fratello nell'Episcopato e padre nella fede ha terminato la sua corsa, conservando la fede. Il Vescovo Rosario ha saputo essere un vero atleta dello spirito, non per riscoprire e non per ricoprire posti ragguardevoli, ma per vincere l'unico vero premio, Cristo Gesù. Con amore e pazienza ha arato la terra della chiesa di Palermo e di Cefalù perché portasse frutto. Ha annunciato alla chiesa di Cefalù quel che ha visto e toccato con gli occhi della fede. Ha amato visceralmente questa chiesa, sua sposa, non con un cuore di pietra, ma con un cuore di carne che si sapeva commuovere fino a giungere in certe circostanze alle lacrime. Riporto le parole belle rivolte alla chiesa di Cefalù nel testamento olografo. Nel momento in cui sto per lasciare questa terra, voglio rinnovare il mio grande amore e la mia fedeltà alla Chiesa Cattolica Apostolica, alla Chiesa che è in Palermo, quale mia madre, che mi ha generato nella fede e nella grazia del battesimo, alla Chiesa che è in Cefalù, quale mia sposa mistica, che ho amato e servito, al mio presbiterio e a tutti i fratelli e sorelle per i quali ho consacrato tutta la mia vita. Lo spirito di sapienza gli ha permesso di vedere e udire non solo con le orecchie e con gli occhi, ma col cuore. Il Signore gli ha concesso di cooperare alla sua azione creatrice in modo mirabile, in parrocchia, specialmente a Villa Tasca, al villaggio Ruffini, in azione cattolica nell'arcidiocesi. Ringrazio di cuore al Signor Vescovo perché mi permette di compiere anche a nome di tutta questa Santa Assemblea i gesti, i segni del nostro affetto e della nostra fede con l'aspersione, con l'incensazione del corpo del nostro carissimo Monsignor Mazzola. Noi rinnoviamo la nostra fede in Cristo crocifisso e risorto, che ci associa alla sua morte e risurrezione. Sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno
insieme a tutti i morti in Cristo. Consola, Signore, il tuo popolo con i doni della tua misericordia, e per la sua fede nel tuo Cristo crocifisso e risorto, donagli di giungere alla pienezza di vita nel tuo regno, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Thank you.